atmosfera medievale, sbandieratori, oltre 150 persone presenti. Questo era il clima che sabato scorso all'Istituto Fermi di Reggio Calabria si è creato per la presentazione di Risen, videogioco action GDR, realizzato da Piranha Bytes e distribuito da Koch Media. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale NT3 Nuove Tecnologie e dall'Associazione Culturale Cyberludus, già attiva con un portale, un sito web, cyberludus.com, che si occupa appunto di tematiche legate al videogioco, inteso non soltanto come mero mezzo di intrattenimento, ma anche come forma artistica e culturale. Questa presentazione è stata fortemente voluta per lanciare a Reggio una nuova ondata d'arte. Sì, perché il videogioco non è più visto come semplice intrattenimento, ma viene sempre più associato alle forme d'arte più comuni. Gli esperti presenti si sono alternati al microfono tracciando un breve escurso storico legato ai videogiochi di ruolo e alle sue evoluzioni. Sono state inoltre evidenziate le possibilità didattiche ed educative offerte a questa potente media. I curiosi e gli appassionati hanno potuto provare il gioco grazie a 7 postazioni messe a disposizione dagli organizzatori. Questo evento vuole essere il primo di una lunga serie di avvenimenti tematici volti a sensibilizzare più a questo nuovo mondo sempre più in espansione. Oggi abbiamo presentato effettivamente il gioco Risen all'interno di questa scuola, il Fermi, perché crediamo fortemente nel carattere educativo del videogioco, nella funzione didattica del videogioco. Abbiamo fatto tutta una serie di progetti che coinvolgono bene o male le scuole, soprattutto del Reggino naturalmente, perché noi in questo contesto che ci muoviamo, tutta una serie di progetti, dicevo, in cui il videogioco ha un carattere predominante. Al fine di proporlo come strumento didattico e di apprendimento per gli alunni.